Bella ragazzi, sono KBGoku e eccoci con il primissimo gameplay in HD di MV3. E innanzitutto cominciamo col dire che questa è una partita di che ho fatto oggi, mi è andata di fortuna, ecco, diciamo così. Perché ho detto, vediamo se riusciamo a registrare qualcosa per testare un po' come funziona questo PVR e mi è andata bene, è venuta fuori una bella partita perché finirà 55 con le ricompense d'assalto. Vabbè, se volete vi dico la classe, tanto ormai siamo qui, c'è il G36 silenziato con laser, e sciacallo, assassino, mira stabile e come vedete Predator, Reaper e Pivlo d'assalto ovviamente. Detto questo, sono contento di aver comprato appunto l'HD PVR Gaming Edition, c'è dentro il programma per editare, cioè non so sinceramente se ci fosse anche nell'altro, comunque è fatto veramente bene, è bello, è facile da usare. E volevo chiedervi se comunque si vedeva bene, perché ci sono un bel po' di impostazioni da poter regolare, ecco, quindi dovete dirmi se si vede abbastanza bene, se lo volete più alto. Perché sicuramente so che si può alzare, anzi non è che sicuramente so, ne sono sicuro, cioè proprio così. E solo che ho notato che il video, se alzo troppo, finisce che pesa tipo 2 giga e ci metterei una roba tipo 8 ore da caricarlo su YouTube. Quindi ho preferito provare a farlo così in 720, stringendolo un po', e così sono arrivato a un bel po' meno, ecco. Quindi ci metto anziché 7-8 ore, così ci metto un'oretta a caricarlo. Vabbè, che è comunque molto di più dei vecchi video. Comunque, no, sono contento perché siamo in HD, quindi dopo questo video test, diciamo, forse ne farò anche un altro, ma poi ho un bel gameplay da mandare a da provare, perlomeno, mandare su Melagodo, vabbè. E quindi nulla, sono molto contento proprio perché, insomma, siamo arrivati a questo traguardo. Anche perché oggi che giorno è? Aspettate, oggi è il 13, giusto? Sì, oggi ho dato l'esame. Il 13, quindi tra una decina di giorni più o meno, farò un anno di commentary, perché, cioè un anno su YouTube l'ho già fatto da un po', però non dico ufficiale, però nel senso questo tra l'altro mi ha ucciso con 3 colpi su 3 senza mirare, come dopo rivedrete. Stavo dicendo, appunto, è quasi passato un anno dal mio primo commentary, perché avevo già fatto, mi ero iscritto io su YouTube prima, poi avevo già fatto, guardate anche questa, mi uccide quando non sta neanche mirando su di me. E quindi ecco, non sono stato un po' sfortunato, poi avevo già fatto, ecco, alcuni video però senza commento, solo con un sottofondo di musica, alcuni video su Black Ops, e poi ho iniziato a fare i commentary, pian piano insomma sono cresciuto, sono maturato, vabbè, ma queste cose le andremo a dire poi nel commentary annuale. Adesso concentriamoci sul presente. E quindi ecco qua che parte il Predator. Ecco, questa classe ve la consiglio, e veramente secondo me è buona. Il G36, come ho detto, alcuni lo odiano, però insomma a me piace e quindi mi ci trovo bene. E lo uso molto spesso. Devo stare un po' attento perché non ho invisibilità, quindi avendocela sempre con le classi di specialista faccio fatica a ricordarmelo e ogni tanto crepo con i Predator o roba così perché ovviamente mi dimentico. Comunque, tornando al nostro HD PVR, quindi l'ho pagato, se vi interessa, se a qualcuno interessa. Oltre che al fatto che questo qua ero convinto mi avesse visto, invece no. E l'ho pagato 220 euro più 10 di spedizione, quindi 230 euro, che è vero, non sono assolutamente pochi. Però insomma, secondo me è una spesa che andava fatta, arrivati a un certo punto, perché ovviamente all'inizio me lo chiedevate già dall'inizio, però all'inizio non mi sembrava il caso, cioè quando avevo 70, 80, 90 iscritti,
andare a comprare l'HDPE mi sembrava una spesa esagerata, mentre ora ne ho quasi 400 e 100.000 visualizzazioni tra un po', quindi mi sembra che comunque adesso invece sia dovuta come cosa. E quindi sono andato a comprarlo. Per installarlo ci vuole veramente 4 minuti, cioè ci ho messo veramente poco, l'unica erano i cavi un po' incasinati, però insomma su internet è pieno anche di video su come installarlo, ecco, quindi non è difficile. L'unica cosa che va regolata magari è un po' l'impostazione del video poi sulla PS3, perché altrimenti all'inizio non vedete in 1080 sulla PS3, vi setta su boh, tipo 576, non lo so, insomma, comunque non vedete in HD, quindi all'inizio dite no, cavolo, ho preso l'HDPVR, mo è inutile, devo giocare male, invece no, cioè basta regolare l'impostazione, ecco, anche perché è ovvio, cioè uno compra un coso per registrare in HD e poi non gioca in HD, sarebbe demenziale come cosa. Va bene, comunque, detto questo, ora parte l'ultima serie di kill, che non mi ricordo a quanto arrivo, forse uso la CM. Vedete qua, mi ricordo all'ultimo che non ho invisibilità e scappo. E quindi parte l'ultima serie, stavo dicendo. No, forse no, anche forse faccio giusto il Predator e basta. E nulla, insomma, io ragazzi sono contento di aver comprato l'HDPVR, l'ho comprato anche un po' per voi perché me lo chiedevate continuamente. E quindi, insomma, è grazie a voi che comunque l'ho comprato e continuerò a fare video. Niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi, insomma, fate le solite cose e ci vediamo con i prossimi video. Bella ragazzi!